Ciao a tutti, bentornati. Come promesso, vi faccio vedere che cosa ho comprato dalla Snake Arts. Allora, saranno due video. Il primo video che vedrete ora è dedicato praticamente all'unboxing, quindi vi faccio vedere che cosa ho comprato, mentre il secondo video che pubblicherò sarà sull'uso del prodotto, quindi le proverò e vi dirò, come chiaramente un mio modesto parere, come sono. Quindi partiamo dall'unboxing. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Vi anticipo che non sono colori, diciamo, quelli convenzionali, quelli normali, quindi non il classico nero, bianco, giallo, ma ho comprato un po' di colori un pochino più particolari che mi avevano colpito perché non avevo trovato su altre linee di prodotti. Quindi partiamo con l'unboxing e vi faccio vedere. Allora, eccoci qua. Prima cosa da dire è il packaging, perché io amo veramente la cura nel dettaglio anche nella spedizione, quindi per me già si parte benissimo, quindi per me un 10 lode per quanto riguarda la confezione, perché è veramente sfiziosa, è colorata, è bella. Allora, mi hanno mandato, intanto c'era un bigliettino nel pacco, quando ho aperto proprio il pacco, con scritto anche grazie. Quindi un ulteriore dettaglio e un figurino che io ho già attaccato sulla mia postazione da qualche parte. Allora, partiamo con questo, che ho preso un colore, guardate le confezioni, no, va bene, io su queste cose qui sono veramente innamorata. Allora, primo colore è il fosforescente, quindi il glow in the dark, giusto? Quello che anche al buio, senza luce UV, dovrebbero vedersi. Allora, l'unica cosa che ho notato subito è che veramente i colori si separano parecchio, quindi il pigmento mi rimane proprio separato dal liquido. Suppongo vadano shakerati molto 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 bene, rispetto, tutti i colori vanno comunque agitati prima dell'uso, ma probabilmente questi più degli altri, perché dentro infatti hanno messo lo stecchettino proprio per mescolare bene dentro il prodotto. Un'altra cosa che io ho apprezzato tantissimo di questa marca è in dotazione già il beccuccio dosatore. Non è scontato, perché veramente è utile, è pratico dosare il prodotto e è comodo per evitare anche che si secchi, quindi di evitare quella brutta cosa che vedo fare, che non si fa perché il colore secca, quella di intingere il pennello direttamente dal tappino. Allora, questo primo colore, quindi agitare bene prima dell'uso col suo stecchettino nel caso non venga bene. Poi ho preso questa serie di colori che si chiamano UV. Questi colori UV sono praticamente ora brutti e anonimi, brutti non sono, ma insomma sono anonimi perché non sono colori, ma alla luce del sole, che oggi sfortunatamente non c'è, però vi farò vedere magari poi quando li proverò, si illuminano, cambiano proprio colore. Quindi questo è c'è scritto orange, voi lo vedete bianco, anche questi agitati, se già notate un pochino sta cambiando colore, volevo metterlo, se riuscivo un po', no, non cambia, ma vi metto poi un pezzettino del video dopo che ve l'ho fatto vedere. Ho preso un arancio, questo giallo, blu, un rosa e il nero. Quindi questi qui teoricamente, quando poi io andranno, una volta passati sulla mia scarpa, quando andranno alla luce del sole, diventeranno colori belli accesi. Quindi questo bisogna aspettare poi proprio la prova definitiva per farvi vedere che resa. Ah, ce n'ho altri, ho preso proprio tutta la linea. Ah, il verde mancava, ok, e il verde dell'UV. Poi ho preso i camaleontici sul blu e viola, e un altro era
Blu, verde, era misto. Anche questi sono colori, vanno sicuramente agitati perché vedo tanto pigmento che si deposita sul fondo, cioè rimane proprio un bello strato di pigmento bello denso, quindi vanno molto 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 agitati. E questi sono i camaleontici. La resa del camaleontico è sicuramente quello su base scura. Quindi base scura sopra il camaleontico, non vi fate fregare, tra virgolette, da quello che vedete sul sito, perché sul sito vi fa già vedere la resa sul fondo scuro. Quindi voi pensate di comprare un colore perlescente, invece è un perlescente che va messo su un colore. Poi ha un altro neon, il bianco, anche questo, e poi ho preso un metallico, un oro. Che qui lo vedete molto bene come si è separato si vede, il pigmento dalla parte liquida. Forse questa è una, diciamo, una pecca di questa cosa, di questa, vedete? Vedete, sì, si vede molto bene. Vanno veramente agitati parecchio prima di utilizzarli perché si deposita molto. Provo a vedere quanto ci vuole per miscelarli. Ah, bellissimo, non me ne ero accorta. Dentro ha una pallina, quindi è una pallina metallica, tipo quello degli smalti. Anche questo o dei Posca. Questo è un punto in più perché mi permette, figa questa cosa, potrebbero metterla veramente su altri tipi di prodotti, perché ti permette di miscelare bene bene il prodotto. Si fa abbastanza presto e niente, questo è l'unboxing dei miei prodottini che ho preso. Allora, spedizione, spedizione. E tra l'altro il sito è molto molto carino, c'è anche una spedizione gratuita sopra una certa cifra, non mi ricordo se 80 euro per l'Italia, 80 o 90, non mi ricordo. E mi sono arrivati con un po' di pazienza, diciamo che mi ci sono voluti una decina di giorni prima di averli. Dopo averli ordinati, però dal sito veramente carini, cortesi, messaggi di ringraziamento, assistenza cliente, veramente il sito top, 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 top. E niente, non vedo l'ora di provarli, questo è il primo video. Mi riaffaccio dal mio Chaos Lab. Quindi vi ringrazio per ora della visione e aspettate il prossimo video dove vi faccio vedere come funzionano. Ciao ciao!